ha bisogno della visita guidata o anche della carta del pellegrino? Cos'è la carta del pellegrino? La carta del pellegrino praticamente è una carta con la quale lei può effettuare il viaggio ad Fontem, la visita alla fonte battesimale di San Pompilio Maria Pirrotti, con la quale ha diritto all'indulgenza plenaria. Vada per la carta. La carta e il biglietto per la visita al museo. Ha bisogno di essere accompagnato o preferisce fare una visita da solo? Sì, accompagnato. L'accompagno. Ci troviamo nel Museo della Religiosità Montecalvese e della Memoria Pompiliana. Il museo è comprensivo di due parti, un luogo sacro, quindi la casa natale di San Pompilio Maria Pirrotti, dove nacque e dove quando ritornava a Montecalvo pregava Mamma Bella, e un secondo luogo dove ci sono circa 700 oggetti donati dai fedeli e già catalogati dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. Chi era San Pompilio? San Pompilio era prima di diventare santo, un comunissimo ragazzo, disobbediente, molto ribelle. Infatti ha preso i voti fuggendo da Montecalvo e lo ha comunicato ai genitori solo successivamente da Benevento. Infatti sopra è possibile vedere l'originale della copia di una lettera in cui egli comunica al padre di essere fuggito e di voler prendere i voti. E la vita di San Pompilio non è stata certo una vita facile, è una vita di continuo peregrinare da un luogo all'altro dell'Italia, e infatti dalla Campania è giunto fino in Emilia Romagna, e più volte gli è stato anche tolto il diritto di poter confessare, di poter amministrare i sacramenti. Il momento più difficile della vita di San Pompilio è stato a Napoli, infatti viene scomunicato dal re di Napoli, e solo successivamente, quando capiranno che egli non voleva modificare le persone, ma semplicemente voleva far capire loro qual era la giusta via da seguire, lo hanno riammesso ad amministrare i sacramenti. E San Pompilio con i propri fedeli aveva un rapporto molto particolare, infatti non era il solito rapporto tra un sacerdote e un fedele, li prendeva quasi come se fossero figli, e nelle lettere che scriveva ai suoi fedeli spesso utilizzava un linguaggio che era molto, molto comune, faceva riferimento spesso a quelli che potevano essere gli oggetti di casa o parole anche dialettali, mentre quando dialogava con i genitori, quando scriveva al padre, usava un tono del tutto formale. Addirittura a volte gli scriveva in latino. Era uno scolopio? Sì, era uno scolopio, e quindi aveva disobbedito al padre, che voleva che seguisse la strada di un suo zio, diventasse francescano, mentre egli decide di andare a Benevento e seguire questa strada.